Oggi qui in Trinità, dalle ore 15, inizierà l'evento per un finale diverso, un evento che abbiamo organizzato in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne. La città di Cornia ha collaborato con i ragazzi del Rotary Club Cornia Canavese. L'idea che ci spinge è quella di far sentire i nostri cittadini, che noi ci siamo, le istituzioni ci sono. Avremo insieme a noi la questura di Torino, la città metropolitana con il consigliere Silvia Costo alle pari opportunità, il maresciallo dei carabinieri di Cornier, il comandante Bertoneri. Avremo anche la SLO 4 e la comunità Fragole Celesti, che è la comunità di doppia diagnosi di Oglianico, che ci ha supportato negli eventi che stiamo organizzando rispetto a questa tematica. In contemporanea all'evento di oggi abbiamo creato dei pieghevoli di sensibilizzazione, dei pieghevoli di aiuto alle donne vittime di violenza. All'interno del pieghevole sono riportati i numeri da contattare per chiedere aiuto, che sono il numero unico di emergenza 112 e il 1522, che è il numero antiviolenza. Insieme ai numeri dei centri antiviolenza vicini sul nostro territorio, che sono i centri antiviolenza di San Maurizio Canavese e di Ivrea. L'evento di oggi si ha come titolo Per un finale diverso. Che cos'è Per un finale diverso? È un bando di concorso creativo rivolto agli studenti di classi terze, quarte e quinte degli istituti superiori presenti nel nostro territorio canavesano, 25 aprile, nell'indirizzo sociosanitario, Liceo Artistico Felice Faccio e LIS Santissima Annunziata di Rivarolo. Siamo andati all'interno degli istituti e abbiamo proposto questo bando dalla tematica molto delicata direttamente ai ragazzi. Cosa gli abbiamo chiesto? Gli abbiamo chiesto di dirci cosa loro pensano. Infatti, uno dei nostri obiettivi per questa giornata è vedere il punto di vista delle nuove generazioni rispetto a questo delicatissimo tema che purtroppo affolla quotidianamente i nostri notiziari. Ci siamo riusciti, sono pervenuti moltissimi progetti, le classi coinvolte sono 9 e i progetti realizzati tra manifesti e video, perché avevano questa possibilità di girare dei video oppure di fare dei manifesti contro la violenza di genere, sono 13. Il risultato finale è stato davvero esemplare ed encomiabile, si vede quanto loro abbiano riflettuto su questa tematica, si siano impegnati e abbiano dato appunto il loro punto di vista, quello che loro pensano di tutto ciò. Se ci fosse anche solo una persona presente ai nostri eventi che trova il coraggio di chiedere aiuto, il nostro obiettivo è raggiunto.